Onorevole Cilio, il mondo di Confcommercio del Piemonte e della Liguria si è riunito qui in un convegno ad Alba. Quali sono le indicazioni dell'Europa per le imprese? Ma l'Europa è una grande opportunità, così come è anche una grande realtà che dobbiamo cambiare, nel senso che questa Europa così come non ci piace, ma nello stesso tempo all'Europa io credo che noi dobbiamo raffrontarci con una mano a pugno e l'altra aperta. La mano a pugno perché evidentemente dobbiamo cambiarla, dobbiamo cambiare i rapporti di forza perché l'Italia deve contare di più, ma la mano aperta perché dall'Europa possono arrivare e arrivano opportunità di risorse economiche, soldi per le nostre aziende, per le nostre imprese che spesso noi non prendiamo. E sono soldi nostri che se non prendiamo noi vanno ad altri paesi europei, ma che sono stanziati per l'Italia. Quindi questi momenti informativi sono il primo passaggio per far sì che alle nostre imprese italiane che pagano tante e troppe tasse davvero arrivi o ritorni almeno da Bruxelles, se non arriva da Roma, quello che loro aspetta. Per le imprese l'Europa è vista un po' lontana, come si fa per fargli cambiare idea? L'Europa è lontana perché chi la rappresentava è stato lontano, sono come in un negozio, un esercizio commerciale o in un ristorante, il cuoco è il commesso che fa la differenza, non è né i muri né a volte quello che vendi. In Europa noi abbiamo avuto schiere di parlamentari che venivano eletti solo perché magari avevano un nome famoso, abbiamo avuto commissari che hanno guardato più alle banche che non alle famiglie e soprattutto abbiamo comunicato male. L'Europa ha fatto anche tante cose buone che però non sono state comunicate, invece sono state enfatizzate quelle negative che purtroppo ha anche fatto. Quindi io credo che ci si debba davvero mettere con forza e determinazione per dire che questa Europa così la vogliamo cambiare, ma che vogliamo più Italia in Europa, non più Europa in Italia. Cioè vogliamo essere noi a decidere il nostro futuro e il nostro destino all'interno dell'Unione Europea.